Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Teloz Total. A cosa serve? Teloz Total ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per oftalmologia, altri, lenti a contatto vedi Y210309. È commercializzato in Italia dall'azienda Laboratori Restea. Informazioni commerciali. Titolare. Laboratori Restea. Concessionario. Laboratori Restea. Categoria di appartenenza. Dispositivi per oftalmologia, altri, lenti a contatto vedi Y210309. Confezioni. Teloz Total soluzione, gocce oculari 10 ml. Indicazioni. Teloz Total è indicato per la sindrome da occhio secco di entità moderata severa, per idratare e lenire il prurito, l'euroarrossamento e l'euroirritazione oculare. Solo per uso oftalmico. Solo per adulti. Modalità d'uso. Dosaggio. 1 goccia in ogni occhio, da 3 a 6 volte al giorno. Non ha richiesta particolare formazione per l'euro-uso di Teloz Total. Se porta lenti a contatto, deve rimuoverle prima di usare Teloz Total. Dopo l'euro-uso, attenda almeno 15 minuti prima di rimettere le lenti. Lavarsi bene le mani prima dell'euro-uso. Non usare alcuno strumento per aprire il flacone. Al primo utilizzo di Teloz Total, osserverà che la prima goccia impiegherà maggior tempo per fuoriuscire a causa del sistema di filtraggio nel flacone, si veda Euros descrizione del dispositivo a euro. Instillare una goccia nella sacca congiuntivale inferiore, tirando delicatamente verso il basso la palpebra inferiore e guardando verso l'euro alto, chiudere delicatamente l'euro occhio dopo l'euro applicazione. Richiudere il flacone dopo l'euro uso. In caso di sovradosaggio, non sono stati evidenziati effetti tossici dovuti alla sostanza medicinale Naga. In caso di sovradosaggio topico di questo prodotto, sciacquare l'euro occhio con acqua. Prodotto da utilizzare solo per un singolo paziente, uso multiplo. In assenza di sufficienti dati, Teloz Total non deve essere utilizzato nei bambini, in caso di gravidanza o allattamento con latte materno a meno che non sia consigliato dal medico. Non condividere il flacone con altre persone per evitare contaminazione crociata. Controllare che la confezione sia intatta prima di utilizzare questo prodotto. Controllare che l'euroanello di protezione apposto sul flacone sia intatto prima di utilizzare il prodotto la prima volta. Per evitare la contaminazione, non toccare con la punta del flacone la superficie dell'euro-occhio o altra superficie. Se i sintomi peggiorano o non migliorano, contatti un operatore sanitario. Descrizione e caratteristiche. Teloz Total ha una soluzione sterile, senza fosfati e a pH neutro. La soluzione è fornita in confezione a bacca a marchio registrato multidose. Questo dispositivo brevettato e innovativo consente la somministrazione di gocce oculari attraverso una membrana filtrante di 0,2 mm, impedendo qualsiasi tipo di contaminazione batterica della soluzione senza utilizzare conservanti. Pertanto, Teloz Total ha un prodotto delicato per gli occhi, essendo privo di conservanti. L'assenza di conservanti permette la protezione del tessuto oculare e non causa reazioni a soggetti sensibili ai conservanti. Teloz Total ha indicato in caso di sintomi dovuti ad occhio secco di entità moderata severa come prurito, arrossamento e barra o irritazione degli occhi. Tali sintomi possono essere causati da fattori ambientali, come vento, fumo, inquinamento, polvere, condizioni climatiche estreme di sole o di freddo, caldo secco, aria condizionata, viaggi in aereo, lavoro davanti allo schermo di un computer per lunghi periodi. Possono anche essere causati da reazioni allergiche. Teloz Total lenisce il prurito e le irritazioni degli occhi. Riduce l'arrossamento degli occhi e allevia i sintomi dovuti a secchezza oculare. Teloz Total è ben tollerato dalla superficie oculare. Gli ingredienti principali di Teloz Total sono trialosio e ialuronato sodico. Il trialosio ha una sostanza naturale presente in molti animali e piante che riescono a sopravvivere in condizioni di estrema siccità. Conferisce proprietà protettive e idratanti. Lo ialuronato sodico, naturalmente presente nell'occhio umano, trattiene l'acqua per idratare e lubrificare la superficie oculare. Mantiene la soluzione sulla superficie oculare dando sollievo di lunga durata. L'abbinamento unico di trialosio e ialuronato sodico, presenti in Teloz Total, garantisce protezione, idratazione e lubrificazione di lunga durata della superficie oculare.
La formula di Teloz Total contiene anche Naga, una sostanza medicinale in grado di fornire proprietà lenitive e contribuire alla riduzione della sensazione di prurito. Il riepilogo dei dati relativi alla sicurezza e alle prestazioni cliniche è disponibile presso EudMed. Fino a quando EudMed non sarà operativo, questo documento è disponibile su richiesta indirizzata al laboratorio Restea. Avvertenze: tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non iniettare e non ingerire. Dopo l'aerouso, evitare la guida di veicoli e l'aerouutilizzo di macchinari. Se la visione è offuscata, attendere alcuni minuti fino a quando la visione non sia tornata nitida. Attendere almeno 15 minuti in caso di applicazione di due diversi prodotti oftalmici. Non diluire mai Teloz Total e non miscelare con altre soluzioni. Dopo il primo utilizzo, potrebbe fuoriuscire del prodotto dal flacone se esposto a bassa pressione atmosferica. Sono stati riportati i seguenti effetti collaterali per dispositivi simili: rara evenienza di irritazione oculare e arrossamento di lieve entità. Quando si utilizzano colliri, si potrebbero verificare sintomi fastidiosi come sensazione di bruciore, sensazione pungente, sensazione di corpo estraneo nell'aurocchio e visione offuscata per un breve periodo. Se nota effetti collaterali o sensazioni insolite dopo l'aerouso di questo prodotto, contatti un operatore sanitario e segnali le informazioni al distributore locale, al produttore o all'aeroautorità sanitaria locale, si vedono i contatti riportati alla fine delle istruzioni per l'aerouso. Conservare il prodotto a temperatura compresa tra 8 gradi e 25 gradi. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta o all'aeroumidità. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sul flacone e sulla scatola esterna. La data di scadenza si riferisce all'aeroultimo giorno del mese indicato sulla confezione integra e correttamente conservata. Il prodotto può essere usato fino a 3 mesi dopo la prima apertura. Trascorso tale periodo, scarti qualsiasi residuo rimasto e lo smaltisca in maniera responsabile nel rispetto dell'aeroambiente. Lo smaltimento del prodotto sarà effettuato in maniera responsabile e nel rispetto delle indicazioni locali, confezionamento riciclabile secondo le indicazioni sulla confezione. Componenti e ingredienti: Teloz Total ha una soluzione oftalmica contenente 3 all'osio, 3%, sodio ialuronato, 0,15%, acido N-acetil aspartil glutammico, sale di sodio Naga 2,45%, idrossido di sodio, per regolare il pH, e acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, Parafarmaco Esaminato.